Allora, buongiorno a tutti, bentrovati al seminario dal titolo Nuova era economica e sociale, la sfida è sulla salute. Molto spesso quando si partecipa a questi workshop, in realtà non è il titolo il punto di riferimento rispetto al quale si decide se partecipare o meno. Tendenzialmente quello che si utilizza è l'elenco dei relatori. Per questo, infatti, vorrei partire proprio da questo per poter vedere insieme di che cosa andremo a parlare. Allora, arrivo anche. Vediamo se riesco a far partire la presentazione. Ecco qui, ci dovrebbe essere. Allora, dicevo, quando si sceglie se partecipare a un workshop, in genere si va a vedere chi sono i relatori. E i nostri relatori di oggi, che innanzitutto approfitto per salutare, sono sicuramente provenienti anche da branche estremamente eterogenee una dall'altra. Infatti abbiamo dalla filosofia alla medicina, al mondo delle aziende, human resources, psicologia e anche nell'ambito della stessa medicina passiamo da chi si occupa delle scienze dell'invecchiamento a chi si occupa della pediatria, quindi abbiamo bambini, abbiamo anziani, abbiamo persone che lavorano all'interno dell'azienda, quindi in piena età lavorativa, che sono oggetto di tutte queste discipline che in comune hanno il fatto di avere al centro la figura dell'uomo. Quindi innanzitutto saluto Sebastiano Maffettone, Maurizio Evangelista, Roberto Bernabei, Alessio Fasano, Bruna Puzzulu e Francesca Marzo. Vista l'eterogeneità dei nostri relatori che si susseguiranno in questo incontro, allora viene da dire: ma qual è effettivamente l'oggetto? E allora il secondo aspetto che in questo caso noi moderatori andiamo a guardare è: chi sono i partecipanti? Chi è che partecipa da dietro le quinte e chi è che partecipa attivamente seguendo il workshop? Allora, sia dal punto di vista delle professionalità, potete vedere, siete molto diversi tra di voi. Abbiamo chi si occupa di innovazione, chi si occupa di business development, abbiamo il mondo dell'HR, delle relazioni esterne, il marketing. CEO, amministratori delegati, general manager e così via, quindi con ruoli estremamente diversi all'interno delle aziende. E non è nemmeno il settore di appartenenza ad accomunarli, perché veniamo dai beni del largo consumo, al mondo B2B, al mondo del retail, il farmaceutico, le banche, la produzione cinematografica. Quindi abbiamo un parco, diciamo, di persone che oggi assistono e speriamo che partecipino, estremamente variegato. Quindi perché persone tanto diverse ci troviamo qui a confrontarci? E per confrontarci, fatemi dire, intendo non soltanto tra i relatori, ma è molto importante che ci sia una partecipazione attiva da parte vostra, perché l'intento di questo workshop, di questi lavori sui quali vorremmo confrontarci con voi, è quello di offrire degli spunti e di aprire un dibattito su quello che poi è il titolo, la nuova era economica e sociale. Il nostro mondo sta cambiando profondamente, stava cambiando già prima, grazie alla digital transformation, soprattutto ai temi dell'invecchiamento della popolazione, cioè tutto quello che è il sistema, la base della nostra società, dei comportamenti, ma anche proprio degli assetti socio-economici, stava già cambiando. Il Covid ha fatto da acceleratore, quindi questo ci porta a pensare che ci troviamo di fronte a una nuova era di fronte a noi. Io però credo fermamente nelle teorie delle profezie autoverificantesi.
Thomas, psicologo dei primi del Novecento, ci dice: se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze. Se noi pensiamo che qualche cosa accadrà, in realtà ci comporteremo in un determinato modo che farà sì che effettivamente quel qualche cosa accada. Quindi il futuro di questa società è nelle nostre mani, non tanto come singoli individui che abbiamo un potere relativo di poter cambiare le cose, ma sicuramente come comunità. Quindi momenti di confronto come questi, assolutamente multidisciplinari e con persone che comunque in qualche modo vanno a influenzare la loro comunità di riferimento, perché sono alla guida di aziende, alla guida di divisioni di aziende, perché sono nel mondo accademico, insieme possono comunque andare a far sì che il futuro sia un po' quello che vogliamo e non trovarci in qualche modo a subirlo. Mi permetto di dire che in Italia siamo anche bravi in questo, si vede dagli ultimi dati di crescita del nostro PIL, che insomma, si sta spostando a un più 6 assolutamente inaspettato e tra i migliori in Europa, probabilmente per la capacità di reazione. Quello dove siamo un po' deboli però è proprio il fare queste cose insieme, rafforzare il nostro senso di comunità, di interdisciplinarietà. Infatti sull'interdisciplinarietà qui mi presento, io sono Erika Mallarini, ho il compito di introdurre e moderare questo incontro e mi occupo di fiducia, di trust management presso l'Università Bocconi e sono nel dipartimento che si occupa di healthcare. E noi siamo sempre stati visti un po' prima del Covid, noi del gruppo del centro di ricerca di gestione dell'assistenza sanitaria, un po' come dei soggetti strani, delle creature un po' esterne perché le nostre aziende sono diverse, o almeno si pensava che fossero diverse rispetto a quello che è il resto del mondo dell'economia. Oggi invece ci troviamo veramente a collaborare anche tra di noi, proprio perché non è la sanità a generare la salute da sola, come non sono le aziende a generare da sole l'economia. Introduco quindi quelli che sono i prossimi interventi, soltanto dando due spunti che sono quelli rispetto ai quali poi ci saranno gli approfondimenti dei colleghi. Allora, la prima conseguenza del Covid che porta a pensare a un cambiamento della nostra società è il fatto che la salute sia diventata una priorità a livello cognitivo per tutti. Poi mi spiegherò meglio sul concetto di a livello cognitivo, perché nella testa e non tanto nei nostri comportamenti. E l'altro aspetto che condiziona la nostra società è il fatto che è cambiato il modo nel quale le aziende si devono rapportare ai propri collaboratori, nei risultati delle aziende stesse si vede una profonda differenza tra quelle che sono le aziende che hanno reagito alla pandemia, prima di tutto occupandosi delle persone che lavorano al loro interno, e quelle invece che sono le aziende che hanno subito questa fase di cambiamento, guardando più all'esterno che non all'interno. Allora, prima di tutto, quindi un punto relativo alla salute, proprio due numeri. Prima del Covid, i nostri dati ci dicono che i cittadini italiani che ritenevano importante prendersi cura della propria salute erano il 48,9%, cioè in realtà non rappresentava una delle nostre priorità e si vede anche dalla disponibilità alla spesa che noi abbiamo in questo campo. Con il Covid è diventato l'80,3%. Nel new normal, però, quindi in questo nuovo 2021, questo valore inaspettatamente è sceso. Siamo tornati a un 68%, quindi non ai livelli di pre-Covid, ma siamo scesi in maniera estremamente significativa. Però attenzione, la salute non è considerata la stessa cosa della prevenzione. L'interesse verso la prevenzione è più elevato e soprattutto non è associato
rispetto alla sanità. Infatti, viene associato al concetto di sanità di check-up solo dal 54% della popolazione, mentre per il 74% la prevenzione è associata allo stile di vita. E questo poi sarà un tema che tra poco andremo anche ad affrontare. Però, appunto, cosa emerge? Che con il Covid la salute è diventata un fattore estremamente importante, quindi estremamente importante anche per coloro che sono i nostri dipendenti e coloro che sono i nostri clienti. L'importanza di vivere uno stile di vita sano, anche qui vediamo che tra il pre-Covid e il new normal si è salito, ma con un picco durante il periodo del Covid. L'alimentazione è più rilevante, percepita più rilevante del movimento. E un altro aspetto importante, che poi, su quale poi torneremo, che solo per il 63% del campione il trust activator è un medico. Noi abbiamo persone che vogliono migliorare il loro regime alimentare, che vogliono fare un po' meno l'attività fisica, c'è voglia di star bene, però non è il medico di medicina generale il soggetto che noi riteniamo importante per la salute. E questo è un punto che poi lascio ai successivi relatori. Invece, in merito all'azienda, che cosa vediamo? Che l'interesse per il welfare aziendale, che era molto basso, cioè era pari al 42,5% per i dipendenti, di fatto sale a un 77% dopo il Covid. E l'engagement aumenta addirittura al 75%. Non è solo una questione però relativa al quanto i dipendenti sono ingaggiati nei confronti dell'azienda, ma è altrettanto importante vedere che il 60% dei cittadini, di un campione significativo di cittadini su tutta Italia, sceglierebbe a parità di qualità di comprare da un'azienda che investe nella salute dei suoi dipendenti, addirittura con una disponibilità a pagare il 19% in più del prezzo. Quindi, che cosa emerge, che cosa andremo ad approfondire con i relatori? Il fatto che è cambiato il nostro rapporto con la salute è più importante, ma non è poi così legato con la sanità. Dall'altro lato, vediamo che le aziende hanno un ruolo estremamente rilevante sulla vita degli individui. Pensiamo a quanto influenzano il nostro modo di mangiare quando noi passiamo un'intera giornata all'interno di un ufficio. E quindi l'azienda può dare del beneficio alla società, ma può trarre del beneficio da comportamenti di questo genere, sia per un engagement dei dipendenti, sia per quello che riguarda l'ingaggio dei consumatori. Quindi il Covid, in sintesi, ci ricorda che gli individui sono una parte di una comunità e che le comunità sono fatte da individui singoli, ma attenzione, anche da individui organizzati in istituto, cioè come le aziende. Però su questo concetto, che è un concetto forse un po' più filosofico, mi taccio e passo la parola al professor Maffettone, che oltre a essere professore ordinario di filosofia politica alla LUISS, è anche presidente di Ethos. Quindi insieme cerchiamo di vedere cosa sta cambiando un po' nell'uomo, nella persona, nelle nostre scelte di vita. Allora. Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Questo è un buon risultato. Mi vediate è meno importante, c'è poco da vedere. Sono molto felice di partecipare a questo seminario su un tema che è importante per tutti. Direi che è fondamentale sempre. E come ha detto la professoressa Mallarini, la sua brillante introduzione, lo è particolarmente adesso. Ringrazio quindi De Vital. Che succede qua? Ringrazio De Vital per l'organizzazione e per l'invito. Ethos da tempo collabora con De Vital. Ethos è un centro di ricerca che lavora sull'etica pubblica in diversi settori, tra cui business, il digitale e la medicina.
Mai come in quest'ultimo periodo il rapporto tra filosofia e medicina è stato robusto. Quest'anno, lo dico non perché sia una cosa di qualche rilievo, perché l'autobiografia conti un minimo, ma mi è capitato di aprire 4 convegni di medicina, praticamente quanto mi è successo di aprire in tutta la vita. Vuol dire che c'è una curiosità intellettuale per quello che è diverso da ciò che facciamo tutti i giorni, c'è una volontà da parte di medici e della medicina in generale di allargare il proprio statuto epistemologico e deontologico, cercare di capire qualcosa sul contesto al di là dell'apparato strettamente professionale. La cosa che è interessante è che il rapporto fra filosofia e medicina chiaramente non è unidirezionale, non è che la filosofia può suggerire alla medicina che cosa fare e dove andare, ma è simmetrico. La filosofia cambia ascoltando i medici e sentendo parlare di medicina, e cambia tutto sommato, volendo dirgli una sola parola, cosa che è difficile, in direzione di un paradigma più consapevole della complessità dei processi reali. E questo secondo me è una cosa molto interessante, che io mi riferisco soprattutto alla filosofia della scienza, che è il campo più direttamente vicino alla filosofia della medicina. Ma in generale il portato dell'approfondimento di temi medicali in filosofia è nella direzione di maggiore complessità e così via. Allora, su questo fatto, come ha detto la professoressa Mallarini all'inizio, ha inciso sicuramente la pandemia. C'è poco da fare. Lo shock che ha provocato, ho scritto un libretto sulla pandemia, che si chiama il quarto shock, perché è stato uno shock e siamo stati dominati da una profonda e durevole incertezza. Come capita in questi casi, all'inizio era tutto medicina, virus, statistiche, poi poco a poco il peso del ragionamento del discorso pubblico si è spostato sul sociale e l'economico, sposando in pieno il titolo del nostro incontro, nuova era economico-sociale, la sfida della salute. Se voi pensate all'inizio, quando abbiamo visto quella cosa orribile che io, come tutti voi, immagino non dimenticherò mai, i camion che escono da Bergamo pieni di morti, non si poteva pensare altro che come acchiappare il virus e cercare di combatterlo. Adesso invece il problema diventa più economico-sociale. Le ultime grandi discussioni sono state sul Green Pass, che è un fatto sociale, non è un fatto medicale strettamente inteso. Questo è più o meno naturale. Dopo la crudeltà del primo momento, che richiedeva una risposta clinica, col passare del tempo il problema si sposta sulla società e sull'impatto che la medicina ha sulla società. Questo penso che sia, se posso usare un termine improprio, fisiologico, diciamo. Allora, quello che viene fuori, secondo me, da tutto questo è che il purismo metodologico non paga. Il purismo metodologico è quell'idea secondo cui la scienza deve lavorare con la scienza e basta. No, la scienza deve lavorare col sociale e non c'è niente da fare. L'auspicio è che l'interfaccia tra i due domini sia forte, ma non si può pensare a una scienza isolata in se stessa. Io credo che il purismo sia sempre stupido, ma come anche il purismo dei diritti di certi movimenti radicali, Green Pass, anti-Green Pass, ma perché i diritti non sono una concessione divina, sono una conquista umana e come tale sempre dialogicamente difesa, mai una volta e per sempre. Così pure il purismo scientista è sbagliato. La scienza si deve misurare fortemente col sociale, in una visione molto pluralistica della metodologia, di cui credo parlerà il professore Evangelista, perché so che se ne occupa in maniera perspicua. Da questo punto di vista il concetto di prevenzione, che è quello di cui si occupa prioritariamente Active Living, di cui pure stiamo parlando oggi, è centrale. D'altra parte, prevenzione e contesto sono le due parole chiave per capire quello di cui stiamo occupandoci oggi. Il documento Vital, Active Living, si apre, non per niente, con la parola contesto e prosegue con la parola prevenzione. E io sono pienamente in quella. Questo è particolarmente vero quando ci confrontiamo con l'invecchiamento e col problema ovvio connesso adesso di limitare le patologie. Paese più vecchio del mondo, si dice, da poco abbiamo avuto un convegno in cui sono stati impegnati ancora una volta Ethos de Vita, concordato con l'ambasciata giapponese a Roma, qui in Luis, e si è parlato di questo. È ovviamente una cosa buona avere un paese che è invecchia, perché vuol dire che proteggiamo la vita e la salute meglio di altri, ma al tempo stesso è un problema, perché
è chiaro che le patologie aumentano con l'aumento dell'età. D'altra parte, il professor Bernabei, qui con noi, è un esperto straordinariamente importante e influente. Le sue diverse creazioni, da Gemelli a casa, Italia Longeva, hanno sempre insistito sulla complessità. Accettiamo l'ovvio principio che avere più anziani significa avere più malattie. Come dobbiamo trattarlo? Probabilmente l'idea centrale è che gli anziani devono essere quanto più possibile nel loro contesto. Prima devono prevenire e poi devono essere nel loro contesto abituale. Quindi non delegarli a casa della salute o a casa per anziani, quanto più possibile ovviamente tenerli a casa loro e accompagnarli in maniera intelligente e guidata, ma più sul contesto abituale. Questo credo che sia, noi con De Vita l'abbiamo anche fatto un progetto con Campus Biomedico, un piccolo progetto su una specie di casa digitale che dovrebbe accompagnare gli anziani segnalando i problemi più evidenti che hanno e indirettamente segnalandoli ai parenti, ai badanti e poi alla parte medica che si occupa della questione. Naturalmente la prevenzione e la cura dell'anziano è un problema più complesso, non riguarda solo tenerli a casa guardati, ma riguarda tutto il problema delle assicurazioni, dell'industria farmaceutica, il rapporto con l'industria, con cui si diceva prima. Chiaramente noi viviamo in un mondo in cui l'industria è presente in tutti i modi possibili e quindi che ci sia un welfare aziendale mi sembra fondamentale. Credo che la professoressa Tuzzu discuterà di questo, ma è abbastanza evidente, anche senza essere un tecnico, che siccome noi lavoriamo molto e viviamo gran parte della vita lavorando, il welfare aziendale è importante. Ma al pari di questo, in maniera diversa, conto dei comportamenti individuali. Francesca Marzio, che è qui con me a Ethos, è un'esperta di psicologia cognitiva e quindi cerca di interpretare i modi e le forme in cui noi ci comportiamo, agevolando, se così si può dire, con un dolce nudging, le forme migliori di comportamento alla luce di quello che sappiamo dalla medicina, dalla filosofia. Ma il comportamento buono è molto variegato, ovviamente. Io penso solo che si comporta malissimo, quindi nel senso che sono disordinato nel mio comportamento, questo non giova. Però sappiamo tutti che uno dovrebbe, non so, mangiare molto, bere quasi niente e muoversi parecchio. Però è una questione ovviamente più complessa di questo. Io penso che siamo in un paese in cui questo problema è molto presente, forse come nessun altro, in Giappone o un altro paese. Questo dipende dalla demografia, ma non solo dalla demografia, da un'antica tradizione di accudimento e di cura. Cioè, dal Senectute di antica memoria agli ultimi lavori in materia, c'è molto da food for thought in materia. E a proposito di food for thought, io penso che il professor Fasano ci illuminerà da questo punto di vista con la sua esperienza clinica e professionale. Il professor Fasano non solo è molto bravo, che è una cosa banale detta da me che non lo so, ma insomma se lo per fama, diciamo. Però viene forse l'ultimo rappresentante internazionale di quella celebrata scuola di Salerno, che in materia di rapporto tra alimentazione, comportamento, prevenzione e cura è stata qualcosa di così importante, tant'è vero che la ricordiamo ancora adesso. Io so che il mio amico Cavaliere De Vito ci tiene molto a sottolineare questo aspetto, che la Fondazione Ebris, di cui si occupa anche il professor Fasano, pure in maniera particolare, perché ritiene, credo giustamente, che in territori come quelli del sud, alcuni territori del sud, in particolare il Cilento, il rapporto sia particolarmente felice tra clima, modo di vivere e alimentazione. Beh, io chiudo dicendo, che devo dire, dopo, dato il tema, spero che stiate tutti bene. Tema che non vi abbia sentito tutti bene, perché come al solito non si sente bene è arrivato quando ho finito di parlare. Ringrazio comunque l'attenzione e mi scuso della mancanza di chiarezza che non era voluta. Arrivederci, rimango con voi. Erika, il microfono. Scusa.
Dicevo, abbiamo problemi con tutti i sensi. Con me sono sparite le slide, a te a un certo punto non ti si sentiva più, quindi siamo perfetti. Adesso vediamo quale altro senso riusciamo a... La parte migliore è quella che non avete sentito. Allora, molto interessante, la cosa bella della filosofia è che forse è l'unica materia che vede la persona sotto il profilo olistico, perché poi alla fine noi non siamo dipendenti, non siamo solo anziani, non siamo solo persone da trattare sotto il profilo socio-sanitario, siamo un insieme di fattori, quindi anche condizionati da un altro insieme di fattori che sono appunto la nostra vita lavorativa, l'ambiente nel quale viviamo, quello che è il nostro stile di vita, tutti però trattati da professionisti diversi. Quindi a questo è fondamentale, se parliamo di persona e se parliamo quindi anche di prevenzione, che poi vuol dire trovare in senso lato, non solo sanitario, ma appunto vivere meglio, riuscire ad avere un approccio multidisciplinare rispetto a quello che è il nostro modo di vivere e di approcciarci alla vita. Quindi allora io passerei la parola al professore Evangelista, che ci parlerà proprio di questo approccio, la crucialità di un approccio interdisciplinare nell'ambito della costruzione di questa nuova era e la sfida della salute. Sì, spero che si veda tutto. Buonasera anzitutto e grazie per questo invito. Grazie ad Active Life Academy, grazie professoressa, grazie a Sebastiano Maffettone. Ho un argomento di particolare importanza che può sembrare strano, venga trattato da un medico. Io sono un anestesista rianimatore, insegno terapia del dolore all'Università Cattolica e in altre università sparse per l'Italia, anche all'estero, e vorrei entrare su questo argomento per fornire uno spunto di riflessione e anche di metodologia che nella mia specifica disciplina, che poi tanto specifica non è, adesso cercherò di dimostrarvelo, soprattutto quando parliamo di anziano, risulta essere di particolare utilità. Quindi l'argomentazione non può e non vuole essere esaustiva, c'è una serie di fattori che contribuiscono al determinismo in una maniera tra loro dinamica e interattiva, quindi vuole essere solo uno spunto per condividere delle riflessioni, magari anche qualche incontro prossimo venturo. E collocando l'argomento nel più ampio ambito dell'invecchiamento, sicuramente non si può non fare riferimento a quanto già nel 2002 l'OMS sanciva, parlando di invecchiamento attivo, identificando i tre famosi pilastri che, come si può ben vedere da questa diapositiva tratta dal loro sito, non erano solo e non già unicamente identificabili nella salute, ma comprendevano anche aspetti quali la partecipazione e la sicurezza, verosimilmente non proprio familiari, quantomeno per l'epoca, con le nostre discipline mediche, strettamente mediche. In buona sostanza, questa strategia era basata su questi tre pilastri da identificare come cruciali per la popolazione ultra 64enne, diceva l'OMS, e sancendo che una società che era capace di investire su queste tre aree sicuramente avrebbe contribuito a creare quelle condizioni in cui gli anziani, da target, che è un termine bruttissimo, mi si passi la considerazione, diventavano una risorsa per la società, abbandonando quindi questa situazione di passività nella quale molto spesso, anche se bene involontariamente, i sistemi sanitari e sociali li collocavano. E ciò rapidamente detto, qual è lo scenario attuale, ma soprattutto quello prospettico? Dal 2002 ad oggi, nel mentre ci sono stati numerosi consensus panel sia a livello internazionale che a livello locale, l'Organizzazione Mondiale della Salute ha deciso non più tardi di qualche mese fa di proclamare questo decennio, che parte da adesso e arriverà al 2030, come quello dell'invecchiamento in buona salute, con l'OMS alla guida delle azioni internazionali, tramite cui migliorare la vita non solo delle persone anziane. Questo è un concetto
molto coerente con il razionale dell'evento odierno, immagino, ma anche quello delle loro famiglie e delle loro comunità, ovvero estendere in buona sostanza il perimetro a tutte quelle che sono gli ambiti vicinori che riguardano l'anziano, ma io preferisco parlare di persona più che di anziano, anche quando si parla in ambiti strettamente medici. Questi obiettivi, questa iniziativa si poneva degli obiettivi abbastanza importanti, mi verrebbe da dire. In primis, uno che io condivido appieno, si capirà anche nel corso di questa brevissima presentazione, il fatto di riunire delle figure differenti, che a differente titolo, in differenti fasi dell'articolazione sia anagrafica sia della patologia, si possono trovare a incrociare i loro percorsi ad essere determinanti magari senza averne la cognizione. E allora in primis, dice l'OMS, bisogna cambiare il modo non solo con cui si pensa ma anche con cui si sente e si agisce nei confronti dell'età e poi dell'invecchiamento. Bisogna sviluppare le comunità, ognuno in quella in cui vive, stabilendo che uno degli endpoint primari è promuovere la capacità di queste persone anziane, diceva prima Sebastiano, piuttosto che relegarle appunto in centri più o meno qualificati e specializzati. Bisogna fornire cure integrate che siano realmente centrate sulla persona. Questo è un termine, mi sia consentito, molto abusato, ma ben poco praticato, a cominciare dalla moderna medicina. Bisogna disegnare dei servizi sanitari primari che in primis siano capaci di rispondere in maniera reale, non solo teorica, alle esigenze di queste persone anziane, fornendo alle stesse un accesso che, ove necessario, ove si rendesse necessario, deve essere per un'assistenza cosiddetta di lungo termine. Ma la cosa più bella, mi sia consentito, di questo programma delle Nazioni Unite OMS è quello di far sì che tutte queste iniziative che verranno intraprese prevedano la partecipazione dell'anziano. E questa è un po' la filosofia del patient-centered e della tailored therapy, che tanto è cara a determinati ambiti medici, a cominciare dalla geriatria del professor Bernabei per finire alla mia medicina del dolore. Noi sappiamo che nell'invecchiamento attivo ci sono una serie di determinanti, alcune immodificabili, legasi il genere, l'ambito culturale e via discorrendo, ma alcune sulle quali noi possiamo e dobbiamo agire, e vedremo più avanti perché questo non avviene nella maniera migliore per il nostro paziente. Sicuramente focalizzando sui servizi sanitari, che sono quelli cui appartengo, ci sono una serie di criticità, le vedremo fra un attimo, così come un argomento da approfondire è sicuramente quello dei setting nei quali attuare questa prevenzione. Intuitivamente verrebbe da pensare a quello medico, ma sicuramente una moderna visione presuppone anche un ruolo, e non è quasi mai secondario, del contesto lavorativo, soprattutto quando parliamo di prevenzione dell'invecchiamento e delle cronicità che tanto impattano poi sull'invecchiamento, e sicuramente il setting sociale. Ma quindi ci troviamo un po' come tra Scilla e Cariddi, ovvero dobbiamo prevenire affinché questa sa che l'abbiamo perso. Meno forte possibile, e quindi ne risulti una qualità della vita del paziente, della persona anziana, che poi riverbera positivamente non solo sulla medesima, ma anche comunque su tutti i contesti cui facevo prima accenno. In buona sostanza possiamo dire che l'endpoint primario è quello di rimanere all'interno di un range di funzionalità dell'individuo, e qui parliamo di quanto di più individuale si possa pensare, per far sì che l'anziano comunque mantenga una sua indipendenza e riduca appunto questo percorso verso una disabilità. E allora ci ho premesso quali sono le criticità che potremmo rilevare in maniera estremamente sintetica. In primis, se ne è accennato, questa presenza di numerosi soggetti, e non sempre sono solo medici, e non devono essere sempre solo medici, che parlano di prevenzione, e questo avrebbe in sé ricomprende in sé il concetto della multidisciplinarietà, che di per sé non è un concetto negativo, pur tuttavia
genera delle problematiche che vedremo più avanti. Molto spesso questi soggetti, quasi come dei sistemi in parallelo, non si parlano, non interagiscono in una maniera sinergica e soprattutto parlando linguaggi omogenei o definendo situazioni in maniera univoca. E la questione dei differenti punti di vista è un'altra criticità, perché spesso sono tanto e non già indicativi di quel pluralismo che forse poi in questo ambito bisogna rivalutare nella sua accezione, ma piuttosto forieri di confusione, e confusione che poi noi possiamo rilevare a differenti livelli, perché genera dei riverberi assolutamente importanti e su più livelli, che non sono solo quelli, come dicevo in precedenza, della persona in quanto tale, ma del suo setting professionale, se la cronicità si configura in fase, e questo accade molto di sovente, soprattutto nel mio ambito, in fase professionalmente attiva, ma riverbera, se vogliamo, per il tramite dei nuclei familiari e professionali e quant'altro, sulla società nel suo insieme. E un'altra delle criticità che chi si trova nel mezzo rileva molto spesso è il fatto che ognuno di questi livelli, praticamente sempre, non è in grado di comunicare le specifiche criticità che esso stesso rileva nel suo agire. E tutto questo genera una visione molto parziale che rappresenta una vera e propria barriera, una preclusione allo sviluppo di una strategia, oltre che omogenea e univoca, possa risultare realmente utile, non solo per gestire questo scenario attuale che sto cercando di descrivere, ma soprattutto per consentirci una strategia prospettica. E come accennavo in precedenza, voglio portare a esempio il paradigma del dolore cronico come appunto spunto di riflessione di come una prevenzione della cronicità possa consentire un invecchiamento tale da garantirci un mantenimento di quelle che sono le abilità biopsicosociale. Ho usato volutamente abilità per non parlare di disabilità, che è un termine che non mi piace granché, ma che purtroppo è molto presente. Intanto numerosissime in letteratura internazionale sono le pubblicazioni che ci parlano di una prevalenza e anche di costi di svariate patologie croniche negli Stati Uniti, è quella che vi porto, in cui potete vedere che il dolore cronico sopravanza di gran lunga, sia per quanto riguarda la prevalenza sia per quanto riguarda i costi annuali, patologie che sono forse molto più facilmente e intuitivamente identificabili quando si parla di cronicità, leggasi il cancro, le cardiopatie, il diabete o il grande capitolo delle patologie neurodegenerative, neurocognitive, che tanto stanno caratterizzando i nostri giorni e purtroppo, ahimè, sempre più li caratterizzeranno. Sono tutte patologie caratterizzate, il dolore cronico in primis. E un piccolo inciso per chiarezza: dolore cronico, stando all'OMS e alla mia società madre, la Società del Dolore a livello mondiale, è una malattia di per sé, quindi ha dignità pari a quella delle patologie che ho citato in precedenza. Questo è un po' nascosto, se vogliamo, ma se andiamo a vedere il World Health Report dell'OMS sin dal 2001, la prima causa di consultazione del medico di medicina generale è il dolore malattico, questo dolore qui. E quindi sicuramente nel top ranking, le prime 10 patologie, ne troviamo di svariate sindromi di dolorose croniche, che spesso purtroppo non sono scuole, ma vanno associate sempre a turbe dell'ambito e della sfera psicologica o peggio ancora psichiatrica, e hanno degli importanti riverberi anche di carattere sociale. Quindi il paradigma del dolore cronico si attaglia perfettamente, anche perché un compagno di vita della persona anziana e spesso ne compromette anche il suo invecchiamento, è un tipo di malattia che ricomprende non solo un impatto biologico ma anche psicologico e sociale, quindi interessa tutte le componenti della società nel suo insieme, a partire dal monomero costitutivo della persona, per generare questi costi. Non so quanto sia noto il dato, che furono pubblicati su Nature del 2015, in cui la somma dei costi sociali del dolore cronico era pari per i soli Stati Uniti a 600 miliardi
di dollari a fronte dei quasi 300 delle malattie cardiovascolari, dei più di 200 del dolore da cancro e dei circa 200 del diabete. Ci sono dei dati impressionanti, si pensi che il costo sociale del mal di schiena, dell'low back pain da solo, assuma circa il prodotto interno lordo del Portogallo e via discorrendo. Quindi patologie che impattano sul quod vitam piuttosto sul quod valetudine, piuttosto che sul quod vitam. E questo è oggetto anche di attenzione di riviste non specificamente mediche, qui ne ho citata una, ma è pressoché costante l'attenzione di riviste dell'ambito finanziario, perché ci sono dei riverberi, soprattutto durante l'età professionalmente attiva, che appunto esondano dalla sfera strettamente biomedica e impattano sulle dinamiche lavorative, comportando giornate lavorative perse o lavorate, quello che si chiama presenteismo, con una disabilità tale da compromettere la performance e via discorrendo. Sia come sia generano, e questo è uno dei fattori che poi contribuisce a un invecchiamento non buono, un cosiddetto scadimento di tipo socio-economico, oltre a quello biologico. Allora, mi fa piacere poter chiarire anche questo fatto. Io oggi sento molto parlare di multidisciplinarietà, interdisciplinarietà, talvolta i concetti sono considerati equivalenti. Di fatto non è così. Di fatto la multidisciplinarietà è una cosa che ha dei tratti positivi, ma che deve essere superata, perché questa pluralità di discipline, come dicevo in precedenza, è in grado di consentire sì al fatto che ognuna di esse partecipi in maniera propria alla comprensione della malattia, ma di fatto ha in sé, eccezion fatta per questo vantaggio dell'aumento della coscienza a livello biomedico, e però ha anche il rischio di un riduzionismo, di una visione riduzionista, porta in sé degli svantaggi, non ultimi queste barriere dottrinarie che inducono visioni, strategie parziali e soprattutto non sempre funzionali al benessere del nostro paziente. L'interdisciplinarietà supera questo, perché mette insieme le diverse discipline, le mette insieme a lavorare, non solo a parlare ad un congresso, ma proprio a condividere in una maniera paziente-centrica gli obiettivi, tenendo in considerazione, anche in ossequio a quanto ci diceva l'OMS, il punto di vista della persona, del malato, e vengono scambiati metodi e strategie in una maniera sicuramente sinergica e sicuramente positiva. Cosa voglio dire? Che questi concetti sottendono un obiettivo importantissimo, ovvero raggiungere tramite la complementarietà, quindi non c'è la violazione di nessuna identità dottrinaria, accademica o quant'altro, di opinioni e competenze, e mantenendo la pari dignità per ognuna delle discipline che contribuisce a questo scenario, promuovere quelle sinergie speculative, oggi siamo di fronte a uno di questi possibili esempi, ma anche terapeutiche se lo riconduciamo al nostro specifico stato. Tutto questo per migliorare lo stato di salute del paziente, quindi incidere in maniera traslata su una minimizzazione di tutte le problematiche, ivi comprese le cronicità di cui vi accennavo, che potrebbero precludere a un buon invecchiamento. E al nostro livello attualmente questo concetto è una pietra angolare, e volentieri, grazie per questo invito, la condivido anche con ambienti, io dico sempre apparentemente distinti e distanti, ma credo di aver reso l'idea invece fortemente intrecciati con le nostre realtà e con la realtà unica e meravigliosa che è quella della persona, meravigliosa ancora di più della persona anziana. E allora, perché arrivo al titolo, a spiegare questo titolo che poteva sembrare strano? È cruciale questa metodica non multi ma interdisciplinare, perché ci fa superare questi limiti intrinseci che ho appena accennato della multidisciplinarietà, perché ci rende possibile questo cross-talking bidirezionale, sincronico, con le varie realtà disciplinari con le quali, non solo mediche, con le quali ci interfacciamo, e ci consente di superare una cosa molto importante. Una delle problematiche quando si parla del malato è sempre questa dicotomia corpo-mente. Penso di dare una buona notizia a chi non è del settore dicendo che l'11ª classificazione mondiale dell'OMS
ha superato questa dicotomia. Quindi la persona è appunto un insieme di aspetti bio, psico e anche sociali e anche economici. Non si può più prescindere da questa visione se vogliamo agire attivamente su queste traiettorie purtroppo non sempre positive che stiamo raccontando. Dicevo, l'interdisciplinarietà ci consente il superamento di questo modello riduzionistico biomedico, ci porta ad acquisire in maniera condivisa e ad applicare in maniera attuale nella nostra quotidianità una metodologia che sia realmente biopsicosociale. Anche qui siamo coerenti con il mandato e con l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Soprattutto ci porta a un grande vantaggio, che è una problematica molto, penso che il professor Bernabé ne parlerà, molto presente, soprattutto quando parliamo di anziano, ovvero quello di medicalizzare tutti questi aspetti e quindi privare il paziente di altri che invece potrebbero essere determinanti per una buona soluzione della status quo. La gestione risulta sicuramente più armonica e qui vi chiedo di fare un atto di fede, nella mia disciplina abbiamo evidenze molto forti in termini di letteratura internazionale che depongono in questo senso e ci danno anche conferma di un'efficacia sia nella minimizzazione dell'epidemiologia ma anche e soprattutto di quello che è l'impatto che hanno le cronicità nell'invecchiamento. E allora, e sono alla conclusione, l'auspicio qual è? Che intanto si riesca a raggiungere a questa visione condivisa e interdisciplinare. Il mio sogno personale, il professor Maffettone lo ha sfiorato, io lo dico in chiaro, è quello di una metadisciplinarietà in cui appunto ci sia un'apertura e credo che questo evento possa essere, mi sia permesso, collocato in tale ottica, in un'apertura a tutto ciò che è oltre e tra le discipline. Questo ricomprende quella complessità armoniosa e meravigliosa che dicevo prima della persona e quindi a seconda, qualunque esso sia l'argomento che noi andiamo a esaminare, venga ribadito il concetto di pluralità di livelli di realtà che connota appunto l'esistenza umana. Allora ci sono vari attori, ci sono vari timing in ognuno dei quali ognuno degli attori deve agire, ma non può più essere preclusa, anzi va ricercata e fortemente comunicata questa interazione. Grazie per la vostra attenzione, io spero che questo sia l'ultimo dei virtual meeting con i quali ci mettiamo in contatto e che il prossimo sia sicuramente diviso. Grazie nuovamente. Arrivo. Anche perché sui virtual meeting, pur essendo tutti noi giovanissimi, di fatto qualche cosa ci salta sempre nei collegamenti, una slide, una cosa, quindi non ci sentiamo tanto bravi, però da mamma di un ragazzino in DAD vi posso anche dire che neanche quelli piccoli vanno fortissimo sull'utilizzo delle tecnologie per potersi confrontare tra tante persone, forse perché per poter co-costruire abbiamo bisogno di interagire in maniera diversa, in maniera fisica, però poi qui passo più alla parte filosofica e sociologica, il modo di pensare a come torneremo a lavorare o se troveremo un modo diverso di lavorare in futuro. Mi piace moltissimo il tema della metadisciplinarietà che lei ha trattato dal punto di vista anche molto pratico, vedendo le diverse branche cliniche che insieme lavorano sulla terapia del dolore, appunto che vedono la persona da lati diversi. Io trasferisco un po' in azienda. In azienda pure questa nostra persona anziana, diciamo dichiarata spesso anziana, ma pensare che una persona, siccome per l'Istat anziano parte a 65 anni, pensare che una persona a 65 anni sia anziana o almeno abbia quelle caratteristiche anche in termini di incidenza delle patologie croniche, come si possono avere a 80 anni, siamo molto distanti dalla realtà, quindi in temi di active living sono molto più living di persone molto più giovani. Lo guardo dal punto di vista, dicevo, dell'azienda. Mi metto dal punto di vista di un general manager, che il 65enne ogni tanto lo guardo come cliente, quindi come un business potenziale, perché comunque si creano tutta una serie di nuovi bisogni. Poi lo guardo come un mio dipendente che è di quelli che può avere il maggiore engagement, infatti
scappano via più i giovani che non le persone di una certa età e con una certa esperienza, quindi ancora diciamo che noi vecchietti diamo molto, a volte però lo guardo anche come il soggetto che costa, perché mi costa in azienda più sicuramente di un giovane. Poi lo guardiamo, lo astraiamo come figura del sistema sanitario nazionale con più patologie croniche, più costoso per il sistema. Poi lo rivedo sui benefit aziendali, sul welfare aziendale, quindi alla fine questa persona è una persona che non esiste. E vedere questi strati insieme, non nemmeno come interdisciplinari, un pezzettino alla volta che tanto non si metterebbero insieme, ma in una logica appunto metadisciplinare, aiuterebbe anche il business aziendale, un po' l'obiettivo che vogliamo avere oggi, cioè cosa possiamo fare di meglio per il nostro cliente, cosa possiamo fare di meglio per il nostro dipendente che fa bene all'azienda e fa bene con questo alla società. Però facciamoci un po' raccontare chi è questa persona anziana, un po' questo mito anche della longevità, se parliamo di una persona malata, se parliamo di o potenzialmente malata che si ammalerà più presto, come in realtà può aiutare la società e la società può integrare al meglio. Quindi passerei la parola al professor Bernabei, che quindi ci racconta di questo imprevisto della longevità, perché ce ne dimentichiamo, poi a un certo punto tac ci arriva così. Sì, ci arriva così, e se non c'hai uno straccio di active living prima, questa longevità può essere molto piacevole, ma può essere invece molto spiacevole, della serie te la devi guadagnare. Il discorso dell'imprevisto è perché questa longevità certamente ad oggi non ce la siamo meritata, non è che abbiamo fatto tantissimo, ci è arrivata addosso. I vecchi ci sono sempre stati, all'inizio del secolo scorso in Italia c'erano una quarantina di centenari, oggi il problema è che sono 17.000 in Italia e ci è piovuta un pochino addosso perché l'aumento dell'aspettativa di vita che è stato in questo secolo, in quest'ultimo secolo di grosso modo una trentina d'anni, è una cosa formidabile, ma è avvenuta con una velocità che ci ha preso appunto di sorpresa, una velocità per la quale qualcuno dice: ma guardate signori che questa è una velocità tale da confutare, se volete, le teorie evoluzionistiche in cui tutti quanti c'eravamo, ci ritroviamo almeno fino ad oggi, perché non è compatibile con Darwin questa velocità di invecchiamento e di aumento dell'aspettativa di vita. Certo è che non a caso non ci sono state contromisure e il Covid lo ha slatentizzato in modo feroce, ma era successo esattamente la stessa cosa nel 2003 con la heat wave, con l'ondata di calore. L'ondata di calore aveva fatto esattamente gli stessi danni, aveva fatto fuori i vecchi anche allora. Io non mi stanco mai di dire che il Covid ha fatto fuori purtroppo solo i vecchi. L'età media dei defunti da Covid è di 81 anni, che è esattamente la stessa della heat wave, dell'ondata di calore, e non solo devi averci più di 80 anni, ma devi averci anche tre patologie, come nell'ondata di calore. Ma questo è un addendum che in qualche modo riprenderò dopo, per dire come in questa sorpresa della longevità o dell'invecchiamento, di fatto appunto non si sono inventate contromisure sia a livello personale che a livello generale. E allora vediamo un attimo com'è questa longevità. Io per brevità mi fermerei a due caratteristiche fondamentali. Questa longevità fa sì che non solo invecchiamo e abbiamo oggi un'aspettativa di vita, anche se appunto il Covid ce l'ha ridotta un po', ma comunque diciamo che la donna in questo paese ha 85 anni, l'uomo 80 di aspettativa, 80 forse 81 ormai, di aspettativa di vita, ma non solo viviamo molto, ma viviamo anche in linea di massima, per certi versi, bene, almeno fino a una certa età.
Il dato altrettanto da sottolineare è che oggi un settantenne mediamente ha le performance di un cinquantenne. Oppure, se la volete, mettiamola in modo più, come dire, allegro, ci sono delle spettacolose sessantenni, cosa che quando io avevo 20 anni non mi sarei mai immaginato di avere il piacere, il desiderio, la novità di uscire con una spettacolosa sessantenne. Quindi il primo dato è che si vive a lungo, ma a 70 anni si fa quello che si faceva a 50 anni. E se ci pensate, invece, una possibile risposta, lasciate perdere le malattie usuranti e quant'altro, è quota 100, io quota 100 lo posso solo che battezzare come un nonsense biologico, perlomeno. Poi la politica faccia le sue scelte, ma certamente, soprattutto, schippa completamente il dato che c'è un plotone di settantenni che sono petrolio. C'è un plotone di settantenni, se hanno fatto un active living, naturalmente, perché se la devono essere guadagnata, e sempre di più sarà così, questi settantenni potrebbero aumentare quel 6% di PIL se degnamente utilizzati. E questo è il primo, la prima novità che impone una riflessione e impone a tutti quanti e a tutto il sistema un dire bene come li utilizziamo, come ci utilizziamo. Ed è il primo pezzo. Il secondo pezzo è che ovviamente però, soprattutto dopo i 75 anni, e ormai è una parola che è diventata, grazie anche al Covid, assolutamente popolare, è una bella parola, probabilmente comincia a essere infatti inflazionata, è il termine fragilità. C'è l'altro pezzo della medaglia. Se da una parte un settantenne fa quello che faceva a 50 anni, dai 75 in su, a maggior ragione se non ti sei preparato adeguatamente, parte la fragilità. La fragilità è la risposta alla lista delle malattie. Si dice ormai che siamo in un'epoca in cui c'è the end of disease era, cioè è finita la malattia non interessa più, anche perché questi vecchi, ultra 75 anni, di malattie ce n'hanno 5, 6, 7. Il problema è quanto determinano di fragilità, quanto mi fanno fragile quelle 2, 3, 5, 7 malattie. È lì il nodo, e io devo curare non tanto e non solo le malattie, ma devo curare la fragilità. E questo impone un cambiamento di paradigma. E Evangelista giustamente citava la multidisciplinarietà, che è un modo per affrontare, ma insieme a quello ci deve essere anche un'organizzazione di questo benedetto territorio, perché la fragilità non si cura in ospedale. La fragilità non è figlia di super specialisti. La fragilità ha bisogno di vari e varie professionalità che se ne facciano carico. Naturalmente, tu ormai è esperienza comune sentir parlare di assistenza domiciliare, perché potrebbe essere certamente una delle risposte. Ma questa assistenza domiciliare, cari amici, è come la neurochirurgia. Cioè non è una roba che diceva bene, faccio a occhio e vediamo. No, è una disciplina con le sue regole, la sua cultura, la sua necessità di skills, altrimenti si fa un buco nell'acqua e non si risolve il problema. E la prima cautela a cui metto il PNRR e la politica è che oggi in Italia sono pochi quelli che sanno fare questo mestiere dell'assistenza domiciliare. Quindi di fatto la cornice dove ci muoviamo è una cornice dove, comunque che tu voglia fare bene a 70 anni quello che facevi a 50, o che tu voglia evitare il più possibile la fragilità è l'anticamera di quella certo brutta parola, come diceva Evangelista, ma che è la disabilità, che è il momento dove
i giochi sono irreversibili, il disabile non torna indietro, il fragile può tornare indietro. Allora tutto questo c'è bisogno di un background preparatorio in modo tale che questa fragilità sia posposta il più possibile e ci possiamo godere questa longevità. Questa longevità che non ci siamo meritati. No, ad oggi no, ad oggi ci è piovuto addosso e adesso visto che invece è previsto che ognuno abbia questa lunga aspettativa di vita e adesso si deve attrezzare perché questa aspettativa, perché adesso si comincia a saperlo, perché è imprevisto, perché non c'è stata una cultura di preparazione. Active Living, per esempio, è un modo per tamponare questo problema. Non c'è una cultura, abbiamo visto anche una grande difficoltà per la persona iniziare da solo un percorso di active living, chiamiamola prevenzione a 360 gradi, perché comunque è uno sforzo, è una fatica, non è divertente alimentarsi bene, non è divertente comunque andare in palestra, per qualcuno lo è, però per fortuna vedo che sono delle minoranze, dico per fortuna, se no mi sentirei in colpa, io sono una convinta sostenitrice del fatto che lo sport faccia malissimo. Movimento, tutte queste cose qua, mangiare sano fa malissimo, intristisce, fa venire la depressione. Poi il professor Fasano mi dirà che giustamente mi smentirà, però adesso a parte gli scherzi, questa longevità non ce la siamo sicuramente meritata e il problema è che la nostra economia non funziona se non iniziamo a meritarcela e a gestirla, per ora gran parte è anche merito sicuramente della medicina e merito dell'ambiente in cui viviamo, ma qualcosa bisogna pur fare. Quindi io penso che nei prossimi due interventi il professor Fasano ci dirà che cosa dobbiamo fare e confido in Bruno Cuzzolu per l'indicazione del, visto che da soli non ci muoviamo, chi ci dà una mano a muoverci. Quindi Alessio, dimmi tutto quello che faccio di male, fammi sentire in colpa. No, ti faccio sentire sicuramente in colpa relativamente parlando. Allora, innanzitutto vorrei sapere se vedete il mio schermo e la mia presentazione adesso, giusto per essere sicuri che non abbiamo gli stessi problemi tecnici di prima. Li vedete? Si vede, anzi grazie, professionalissimo ad averlo chiesto, io sono andata avanti come un treno. Si allora, vede bene, grazie. Devo recuperare un po' di tempo. Allora, il focus di questa chiacchierata ha dell'ovvio e non del tanto ovvio, che siamo nel bel mezzo di una nuova era economica e sociale, secondo me è proprio ovvio, quindi non si può proprio discutere. Quello che è meno ovvio, almeno non è detto ai lavori, è che la sfida è sulla salute. E voglio dire, fino adesso in modo più che eloquente abbiamo sentito argomentazioni che ci dicono che effettivamente le due cose dovrebbero andare di pari passo. Però secondo me, fare una riflessione importantissima, e cioè che in una sola generazione, abbiamo vissuto due momenti epocali che cambiano completamente la sfida sulla salute. Il primo, una cinquantina, sessantina di anni fa, giusto per mettere questo nel contesto, nei 2 milioni di evoluzione dell'essere umano sulla faccia della terra, ci si ammalava o si moriva fondamentalmente per il 99% del nostro periodo sulla faccia della terra di malattie infettive. Cioè, quello è il motivo per cui si moriva o si era ammalati, e quello è il motivo per cui l'aspettativa di vita fino agli anni 60 era su 60-65 anni. Poi con l'avvento di conoscenze di base per quanto riguarda le malattie infettive, la batteriologia, eccetera, eccetera, abbiamo cominciato a implementare, soprattutto nei paesi industrializzati, degli interventi importanti di trattamento e prevenzione, l'igiene, l'avvento ovviamente di antibiotici, sappiamo adesso perché lo viviamo in prima persona, vaccini, eccetera, eccetera. Che cosa hanno creato? Hanno creato un abbattimento notevole di malattie infettive per le quali si moriva, insomma, come la febbre reumatica, l'epatite, la poliomielite, la tubercolosi e via discorrendo. Però, nello stesso periodo e con una incidenza altrettanto, violenta, però nella direzione opposta, abbiamo visto sempre in latitudini occidentali un aumento
graduale ma violento di nuovo di malattie infiammatorie croniche non infettive, tipo malattie autoimmunitarie, malattie allergiche, tumori, malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, eccetera, eccetera. In poche parole, non moriamo più velocemente di malattie infettive, moriamo lentamente di malattie infiammatorie croniche. Allora, tra le altre, questo è un evento epidemiologico che continua. Addirittura, forse l'esempio l'esperimento naturale più indicativo è quello che è successo in Cina. Laddove noi siamo passati da un'economia rurale a un'economia industriale, nei paesi occidentali, nell'ambito di un mezzo secolo, in Cina questo cambiamento è venuto in 10 anni. Si è passati da una cultura e un'economia rurale in una cultura occidentale, quindi un'economia semicapitalistica, nel giro di 10 anni. Ebbene, solo in 10 anni la Cina ha osservato gli stessi impatti epidemiologici di malattie allergiche, di malattie croniche, eccetera, eccetera, che noi abbiamo vissuto nell'ambito dei 50 anni. Allora, questo fenomeno, se lo vogliamo, interpretare in un modo negativo, ne consegue che noi purtroppo stiamo cambiando velocemente e non riusciamo ad adattarci dal punto di vista genetico a questi cambiamenti. Però, poiché il paradigma è, se io ho dei geni con cui io nasco, prima o poi questa malattia la faccio, per cui se sono geneticamente predisposto al tumore della mammella, a quello del pancreas, a quello alla sclerosi multipla, è destino che lo faccio, questo dato epidemiologico ci dice invece il contrario. La presenza dei geni e quindi di predisposizione non si materializza nell'evento clinico a meno che non ci giochiamo male le nostre carte genetiche. Allora, se capissimo che cosa abbiamo fatto di sbagliato negli ultimi 40-50 anni nelle nostre latitudini, potremmo capire il perché ci si ammala e quindi eventualmente cominciare ad adottare, atteggiamenti preventivi in materia. Allora, il vecchio paradigma, io nasco con una predisposizione genetica, sono esposto a un ambiente e questi sono due elementi necessari e sufficienti per le malattie, non è più vero. Sono ancora necessari, ma non sufficienti. Ci sono almeno altri 3 elementi su cui noi dobbiamo veramente giocare se vogliamo fare un atto di prevenzione e quindi di salute che ci accompagni fino alla fine dei nostri giorni. Gli altri 3 elementi, brevemente, sono una perdita di queste barriere che ci difendono contro questi nemici, soprattutto gli inquinamenti atmosferici e quelli chimici, eccetera, eccetera, che crea la possibilità di esposizione di questi elementi che arrivano nel nostro corpo e inducono l'infiammazione. Ovviamente il sistema immunitario è fondamentale e poi un ultimo elemento che è fondamentalissimo per questo ecosistema con cui noi siamo coevoluti per 2 milioni di anni, che è questo microbioma, cioè questo insieme di microrganismi che sono presenti non solo nel nostro corpo, sulla superficie, eccetera, eccetera, ma che influenzano tantissimo sia altri elementi che si influenzano appunto a vicenda, perché il microbioma sbilanciato rende il sistema immunitario iperbelligerante e quindi ci crea problemi di infiammazione e via discorrendo, ma fondamentalmente è quello che ci dice se, come, quando e perché ci dobbiamo giocare le nostre carte genetiche nel bene o nel male. Per cui se viriamo da una predisposizione genetica, per esempio di Alzheimer, a una malattia conclamata, pare che sia dovuto appunto ai cambiamenti della composizione e funzione del microbioma. Tant'è vero, il numero di patologie associate a uno sbilanciamento del microbioma è enorme. Qua vi porto solo alcuni esempi, vedete anche l'invecchiamento è parte di questa cosa, perché tutti sanno, ci sono persone che invecchiano in modo elegante e persone che invece purtroppo invecchiano in modo meno, parafisiologico. Tra tutti gli elementi che possono influenzare il microbioma, la sua composizione e funzione, quindi farci giocare le carte nel modo giusto e quello sbagliato, l'alimentazione la fa alla grande, perché loro mangiano quello che noi mangiamo. E quindi fondamentalmente adesso indagini epidemiologiche ci fanno capire che cosa? Che il motivo per cui ci si ammala e si muore oggi non sono più le malattie infettive,
ma e non solo nei paesi industrializzati, guardate bene, a livello mondiale il motivo per cui si muore e si ci ammala è l'alimentazione, che a livello globale sembra essere il fattore più determinante di patologie che poi eventualmente ci portano alla suscettibilità e quindi a una morte prematura, oppure, come appena sentito, al sviluppo di 5, 6, 7 patologie e quindi praticamente a una situazione di suscettibilità. Ma quali sono gli atteggiamenti alimentari che aumentano il nostro rischio di infiammazione e quindi eventualmente di morbidità e mortalità? E li vedete qua. Se escludiamo, forse anche lì può essere un argomento che si può fare, la dieta alta di sodio, che ovviamente ti aumenta la pressione, quindi gli incidenti cardiovascolari, eccetera, eccetera, tutti gli altri elementi di una dieta sballata, cioè povera di grani, povera di frutta e verdura, povera di omega 3, povera di fibre, eccetera, eccetera, sono tutti sbilanciamenti tipici del cibo spazzatura che si allontanano da quello che era il cibo con cui noi siamo evoluti, che fondamentalmente riflette la dieta mediterranea. Cioè quello, ritorniamo a quello che si diceva prima, agli ultracentenari qui nel Cilento, eccetera, eccetera, che avevano una, diciamo così, una propensità a invecchiare elegantemente bene e in uno stato di salute. Il secondo evento epocale che questa generazione ha vissuto è questa pandemia. Questo è un altro evento epocale che ha cambiato completamente la situazione, ma ovviamente la quantità di casi e quella di morti che hanno colpito praticamente qualsiasi paese del mondo è stratosferica, mai vista prima, almeno io non ho mai vissuto una storia del genere perché non ero ancora nato durante la spagnola, eccetera, eccetera. Chi è morto? Chi è morto? Chi è morto e quindi praticamente più suscettibile a questo secondo evento epocale sono gli stati gli obesi, quelli che avevano disordini metabolici, di malattie cardiovascolari, ipertensione, altre precondizioni, gli anziani, eccetera, eccetera. Comune denominatore, un'alimentazione o sballata o inappropriata che rendeva questi soggetti più suscettibili a un evento infettivo nei quali ovviamente le difese immunitarie erano indebolite. Allora, chiudo, così mi tengo nei 10 minuti e recuperiamo un po' del tempo perso. Quando si parla di dieta mediterranea, non si parla di un altro, diciamo sì, dieta che è trendy, come, che ne so, quella vegetariana, la paleo, eccetera, eccetera. No, questo è un intervento terapeutico. Ed è un intervento terapeutico che non è solo dietetico, ma di stile di vita. Puoi mangiare quanto più sano vuoi, però se non si entra nell'ordine di idee, che è ovvio, se noi per il 99% della nostra evoluzione siamo stati, diciamo così, una specie che si è alimentata con molta frutta, molta verdura, molti tuberi, molte noci, perché? Perché le raccogli, stanno là, non scappano, raramente carne, perché? Perché devi essere un buon cacciatore, carne magra tra le altre, perché questi animali cercavano di scappare da quello che era il loro predatore, eccetera, eccetera, e poi all'improvviso abbiamo cambiato, perché ci sono stati tre eventi grossi: l'avvento dell'agricoltura, l'urbanizzazione e poi purtroppo la globalizzazione, in cui le produzioni alimentari sono in mano a poco multinazionali, hanno cambiato totalmente l'aspetto della situazione. Questa è la classica, una delle classiche piramidi, questa mi sta particolarmente a cuore perché è quella della dieta mediterranea. Alla base c'è quello che bisogna, diciamo così, fare di più. Non c'è alimento, come vedete, ma stile di vita, perché tu puoi mangiare quanto più elegantemente e in modo sano che tu vuoi, per spendere 10 ore sul tuo divano, ovviamente questo non è che ti aiuti a invecchiare bene, avere, diciamo così, una longevità che sia sana e indipendente, perché parliamoci chiaro, l'altra cosa fondamentale, non è importante raggiungere i 100 anni, è importante raggiungerli o quello che sia, in modo indipendente, in cui non dipende da altro, insomma, quindi sei attivo o attiva sia dal punto di vista personale che anche a livello sociale. Chiudo col dire perché un pediatra deve fare una chiacchiera del genere, perché l'atto di prevenzione non comincia a 70 anni dopo che ho fatto una vita sregolata dal punto di vista alimentare, per esempio, ma veramente parte dall'inizio.
I primi 1000 giorni di vita, dal concepimento ai primi 2 anni di vita, sono fondamentali per stabilire quel rapporto armonioso e, diciamo, simbiotico con il nostro microbioma, che ci dà una traiettoria di giocarci le nostre carte genetiche in modo corretto e quindi minimizzare lo switch, diciamo così, il passaggio da un rischio genetico di sviluppare una qualsiasi di queste malattie che abbiamo detto, alla malattia proclamata per il proprio. E qui, ovviamente, ripeto, tra tutti gli atteggiamenti, io credo che l'alimentazione è quella più di impatto. Qui non si medicalizza più e si entra in un altro concetto fondamentale, che noi non possiamo essere come pazienti passivi come una volta, andiamo dal medico il quale ci dà la cura e noi la ottemperiamo. No, bisogna che noi si faccia un atto di autocontrollo e di autogestione del nostro stato di salute. E la prevenzione è molto più economica del trattamento, perché se cambi l'olio ogni 5.000 km spendi 50 euro, però se non lo cambi spenderai 5.000 euro per cambiare il motore che si è ingrippato. Finisco col dire, siedo in questo momento, come ha detto il professor Marfettoni, in questo istituto Ebris, io vivo a Salerno, cioè lì, e ovviamente siamo proprio nel bel mezzo di quello che è la zona di Pollica e il Cilento, in cui Ansel Keys per la prima volta ha notato negli anni 60 questa correlazione tra dieta, stato di salute e longevità, che a mio vedere è una cosa in cui sfida sulla salute possiamo giocarcela decisamente meglio di quanto ce la siamo giocata. Allora, io finirei, ho finito di condividere o non ancora? Forse no. Pronto? Si vede ancora. Si vede ancora. Allora, smetto di condividere. Ecco qua. Ho smesso? 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 Smesso. Allora, finisco, se mi date licenza, con farvi vedere, perché sono proprio qui, all'inizio di quello che è il Golfo di Salerno, e lì sta il Cilento, proprio lì fuori, eccolo là, lì è dove è nata la dieta mediterranea, ecco qua, e questo è quanto. Quindi ti dico che ti odio un pochino, sappilo, sia per questa vista della quale godi e non è gentile far vedere a noi, e penso anche a molte aziende che sono in zona milanese sotto un diluvio, quindi non si fa così assolutamente. E non si parla di nutrizione, che genera questo senso di colpa. Vai fuori sul terrazzo, pure peggio. La costiera amalfitana, che là Capri non si vede perché è ancora un po' nebbioso, però voglio dire, ecco qua. Per fortuna c'è la nebbia, dai. Non so perché, però la nebbia lì da te fa molto meno effetto che la nebbia da casa mia. Riesce anzi quasi ad avere un certo fascino. Senti, allora, ribadendo che ti odio un po', e con domanda, ma sai cucinare? Dunque, allora, io per hobby faccio il medico, per mestiere sono chef. Eccala. Vabbè, allora non vale. Cerco, allora non cerco vale. Di predicare bene e razionare meglio. Eccola, vabbè, come non detto. Il tuo intervento è molto importante, sia perché comunque ci arricchisce tutti quanti, dando un significato alla nutrizione diverso rispetto a quello, e qui torno seria, rispetto ai dati che appunto noi misuriamo sulla prevenzione ogni anno, dove consideriamo che ben il 73% degli italiani collegano il tema della dieta, quindi non a un qualche cosa di salute, ma a un qualche cosa per dimagrire. Questo probabilmente si vede anche nei comportamenti che non sono appunto quello che tu dicevi, bisogna un po' autogestirsi. Sull'autogestione abbiamo quindi una dimostrazione che non c'è molto, perché manca la cultura, come si diceva prima, manca la cultura della nutrizione, quindi non possiamo pensare che il soggetto faccia da sé, con la difficoltà a prenderla
troppo presto, parlo anche da mamma, perché come dicevi giustamente tu, i giochi si fanno i primi 2 anni di vita. Tu ti accorgi che il bambino ha dei problemi legati alla sua alimentazione quando quei 2 anni di vita sono già passati. E la stessa cosa riguarda gli anziani, perché comunque l'alimentazione degli anziani è ancora più complessa, perché comunque pensiamo a quanto la loro alimentazione agisce nell'ambito dell'assorbimento dei farmaci, ad esempio, e le difficoltà che si hanno con la masticazione della carne e via dicendo. Se questa autogestione noi non riusciamo ad averla dagli anziani, perché come diceva poi il professor Bernabé, li pigliamo troppo tardi, sui bambini e li pigliamo troppo tardi pure loro, sicuramente c'è bisogno di qualcuno che attivi. Purtroppo il dato che abbiamo è che non è il medico di medicina generale, non per colpa sua, non per responsabilità sua, ma perché è il cittadino che non vede questa figura come un soggetto di prevenzione, una questione di mappe cognitive. Quindi io passo a Bruna, perché secondo me è molto importante il ruolo dell'impresa sociale, che non è l'impresa non profit, ma è che l'impresa di fatto siamo noi, siamo una comunità, facciamo parte di una società. Che cosa si può fare? Raccontaci un po' tu anche un po' che cos'è Active Living. Certo, diciamo che sono stati toccati in questa prima carrellata dei punti straordinariamente importanti che sembrano così distanti dal mondo delle aziende, no? Perlomeno lo erano fino allo spartiacque del Covid, li avevamo intercettati, io mi occupo di risorse umane e di talent attraction sul mercato, in cui fino a 2 o 3 anni fa la parola chiave per attrarre un talento era carriera, era benefit, era progressione nel ruolo sociale. Oggi, dopo il Covid, la salute è entrata in maniera prepotente, senza bussare in azienda, e si è accomodata nelle stanze tipicamente delle HR, perché in azienda quando c'è qualcosa che è correlato con le persone, normalmente è l'HR department, il direttore risorse umane che se ne occupa. Ma il direttore risorse umane che non era formato o abituato a gestire questi temi. I nostri direttori risorse umane, i miei colleghi, nascono sui temi dello sviluppo personale, dei meccanismi organizzativi, delle tecniche di selezione. Il mondo della salute era, non dico relegato, però arginato su 2 grandi fronti. Quello di compliance, che è salute e sicurezza sul lavoro, che in qualche modo è fondamentale, importante, ma che risponde a delle esigenze di garantire la salute e soprattutto la sicurezza sul lavoro, tema tra l'altro straordinariamente attuale, all'interno del contesto professionale. È quello di welfare, un po' più recente, in cui le aziende, attraverso la contrattazione collettiva con i sindacati, tipicamente sui contratti di primo livello e poi sugli accordi aziendali di secondo livello, hanno capito che poteva esserci una parte della retribuzione dei dipendenti che poteva essere destinata al cosiddetto welfare, quindi a una sorta di benefit su cui lo Stato riconosce anche un'importante defiscalizzazione e quindi un valore economico più alto rispetto alla retribuzione ordinaria. Quindi il tipico direttore di risorse umane aveva la salute con questi due poli. Lo spartiacque del Covid ha invece messo al centro la salute come valore collettivo, come giustamente ricordavi tu, e ha fatto in modo che le persone per prime richiedessero un'attenzione alla propria salute, ma non alla propria salute intesa come benefit individuale, perché tutti oggi in azienda possiamo connetterci al portale del welfare e prenotare la visita medica, piuttosto che il check-up, piuttosto che un consulto dietologico. Una visione molto più olistica e molto più con un salto di paradigma netto che riguarda tutta la collettività. È per questo che è straordinaria il progetto del Cavaliere De Vita. Provo a condividere. Non so se si vede il mio schermo. Adesso si vede la tua posta. Ok, adesso sì. Adesso si vede.
il mio schermo. Ecco, l'iniziativa del Cavaliere di Vita si inquadra in maniera assolutamente visionaria, io dico, ma allo stesso tempo attuale, in questo momento storico di grande spartiacque. Perché Active Living Academy nasce da un'esperienza di salute, cioè di 50 anni di sanità del Cavaliere di Vita, ed entra successivamente nelle aziende e si ricollega al tema che giustamente ha introdotto Maffettone sul decennio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi dell'invecchiamento in buona salute, facendo un grande passo indietro, perché la salute inizia molto prima dell'età anziana o dell'età diciamo pensionista. E per cui il modello si, scusate, non so se vedete anche le mie notifiche che cancello, il modello è quello non tanto della ricerca del benefit salute, polizza assicurativa, piuttosto che intervento formativo, il tema è proprio quello della cultura collettiva in cui le aziende, le strutture organizzative e le persone mettono la salute al centro come risorsa collettiva sulla quale investire. Fare cultura sul benessere significa vedere la persona e la sua famiglia. Io mi sono trovata, questo un po' arriva anche diciamo dalle altre nazioni, io mi sono trovata ultimamente più volte nella mia attività di cacciatore di teste a intercettare dei dirigenti o comunque anche dei giovani talenti, su cui la prima domanda in selezione non è quella ma qual è la mia retribuzione, ma è quella ma quali sono i valori in cui crede la mia azienda e qual è il meccanismo di prevenzione sulla salute che la stessa mi offre e offre alla mia famiglia. Per cui il modello del Cavaliere di Vita e di Active Living è quello veramente di mettere in interrelazione, lo stiamo vedendo oggi, le aziende, i medici, le istituzioni e le associazioni per creare un contesto favorevole, collettivo, su cui sulla salute si investe, si riflette e si agisce insieme. Un progetto sociale che permette alle aziende rivolgere uno sguardo all'interno del contesto organizzativo. Un altro tema, e credo che gli HR presenti lo stiano toccando con mano, e che io mi trovo ad affrontare con le aziende come HR, è che quando si parla di welfare, l'investimento che l'imprenditore, molto spesso molto consistente, economico, che l'imprenditore fa sui percorsi di welfare, non sempre torna indietro in termini di visibilità sul contesto organizzativo, perché le persone fanno le loro prenotazioni, i loro acquisti sulla piattaforma, ma l'azienda non vede più dove va quell'investimento a livello organizzativo. Il modello Active Living invece, con l'approccio partecipativo, riporta il valore dell'investimento sulla salute all'interno del contesto azienda e all'interno della comunità sulla quale l'azienda opera. Sempre più ci sono, sicuramente c'è il grande territorio milanese dove c'è un tessuto altamente industrializzato, però ci sono anche territori nel sud Italia un po' meno industrializzati, dove la singola grande azienda ha un impatto molto consistente sul contesto sociale su cui opera e ha una responsabilità collettiva e sociale importante. In negativo pensiamo a cosa ha fatto l'Ilva a Taranto, in positivo ci sono tantissime nuove aziende che invece stanno nascendo con questa missione sociale all'interno del territorio di riferimento. Il modello unisce la filosofia, come giustamente hai ricordato tu, non poteva essere diversamente, perché l'approccio dello sviluppo personale multidisciplinare dell'individuo nasce attraverso l'etica, prima ancora della salute, e l'etica quella che guida e che deve guidare le scelte aziendali. E questo
questo diciamo è il pensiero di De Vita che ringrazio per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto sociale con lo sguardo dell'HR che veramente riporta, è stata straordinaria la sua intuizione diciamo persona che dal campo della salute pensa al benessere dei lavoratori, ma al benessere anche dell'entità sociale azienda in una nuova veste. Mentre parlavi è arrivata una domanda, ricordo appunto alle persone che seguono che possono utilizzare l'icona con i due fumettini per poter mandare delle domande. Che so che avevo detto le facciamo alla fine, ma scusami Francesca, la anticipo perché riguarda esattamente il tema che abbiamo toccato adesso negli ultimi tre interventi. Una domanda di Anna che dice, alla luce dell'intervento del professor Fasano, attraverso quali strumenti e canali di informazione innovativi e coinvolgenti è possibile educare a un corretto stile alimentare considerando la diversità in termini di abitudini, stili di vita e attività dei dipendenti? Io questa domanda sul appunto con quali strumenti possiamo coinvolgere questo soggetto la farei a chi è destinata quindi al professor Fasano, però mi piacerebbe anche girarla al professor Bernabei che essendo, conoscendo, essendo partito lui dal concetto non ce lo meritiamo, come riusciamo a convincere qualcuno a meritarselo? Quindi che tipologia di canali si possono utilizzare? E poi chiuderei appunto con Bruna che operativamente queste cose le gestisce. Per cui, Alessio Fasano, se ci sei batti un colto, che la domanda è per te, con quali strumenti si può educare a un corretto stile alimentare? Allora, io ci sono, eccomi qua, scusatemi, abbiate pazienza perché stava... Allora, stavi sterrato a guardare quello splendido mare, hai tutta la No, attenzione. Quali strumenti dicevi? Quali strumenti o canali di informazione che siano coinvolgenti per poter educare a un corretto stile alimentare? Allora, guardate, io credo che la cosa più logica è la scuola. Una volta c'era la materia di educazione civica, per insegnare ai bambini quali erano le regole di base del convivere sociale eccetera eccetera, lì si dovrebbe cominciare diciamo sì, a insegnare quella che è l'educazione alimentare e ovviamente se poi a scuola nella mensa ci sta cibo spazzatura l'inizio è proprio sbagliato, quindi questa è una vera e propria diciamo sì, materia di educazione civica. Ok, Roberto, se oltre ai giovani, oltre ai bambini, vogliamo educare gli anziani? Ma avrei detto esattamente la stessa cosa, mi veniva anche a me in mente l'educazione civica, è essere una specie di martello pneumatico per portare, per tirar su i bimbi con questi concetti di vita. Per il resto l'unica altra mezzo che credo sia oggi capace quello della fiction televisiva, che Don Matteo sia osservato e ripreso mentre mangia frutta e verdura e mentre continua ad andare in bicicletta, credo che siano le cose che possiamo permetterci. Bruna? Allora, nella mia visione, diciamo, di formatore anche aziendale, io educherei i papà e le mamme, perché se nella dispensa di casa non ci sta cibo spazzatura, probabilmente anche i ragazzi non vi accedono con tanta facilità. E questo lo dico con l'autocolpevolizzazione di una che non riesce sempre a non mettere delle patatine nella dispensa di casa. Ok, quindi le nostre aziende potrebbero aiutarci in questo senso, sia con i propri dipendenti che con quelli che poi sono i consumatori. Certo che questo poi siamo entrati proprio nel cuore, Francesca, del tuo, perché quella che ci insegna come cambiare i comportamenti sei tu, quindi ti abbiamo dato un assist e dacci una risposta. Ecco, infatti grazie a voi che mi avete preceduto, ma anche appunto alla domanda, perché credo che il mio ruolo
in questo dibattito sia proprio quello di iniziare a introdurre in qualche modo quali sono gli strumenti a nostra disposizione affinché i comportamenti possano cambiare. Quindi prendevo appunti nelle risposte che i relatori stavano dando a questa domanda e notavo che con cognizione di causa tutti hanno dato delle risposte molto sensate e sinceramente corrette, e sebbene il mio contributo, che è quello di presentare l'approccio comportamentale e quindi di presentare il cosiddetto behavioral insights a tutti i vari contesti che oggi abbiamo visto e approfondito insieme, è proprio quello di iniziare a capire quali siano gli strumenti a nostra disposizione affinché il comportamento possa cambiare, non solo dal punto di vista strategico, ma dal punto di vista tattico. Per farvi capire meglio di che cosa sto parlando, provo anch'io a condividere le mie slide. Dovremmo esserci. Allora, dicevo, in che senso dal punto di vista tattico e non solo strategico? Perché per quanto tutte le strade che sono state individuate anche nel percorso, nel breve percorso che abbiamo fatto oggi, da diversi punti di vista e in diversi contesti di applicazione, si può dire che tutto questo è quello che Salmon nel suo libro The Last Mile proprio definisce strategia. Cioè esiste una serie di studi e di possibili approcci multidisciplinari ma anche interdisciplinari, come appunto suggeriva il professore Evangelista, della possibilità di individuare che cosa fare, no? E dove in questo in genere si gioca tutto in sala riunioni, tramite ricerca e sviluppo, sistemi di comitato pianificate, quindi in genere vengono prodotti, sviluppati, ideati programmi di welfare, prodotti, servizi e politiche che possono essere anche perfettamente funzionanti e funzionali ai nostri obiettivi. Eppure il problema è che concentrandosi su questo, solo sul first mile, si abbandona l'idea di come fare poi effettivamente a fare adottare i comportamenti desiderati. E quindi si passare dal cosa fare al come farlo e a quando farlo. E in questo caso tutto si gioca negli spazi di dettaglio, no? di diretto contatto con utente, paziente, cittadino, e nei luoghi del servizio al cliente, sulle pagine web, ormai interfaccia definitiva, e sul supporto online e telefonico che viene fornito. Quindi l'idea è passare da un approfondimento che pur ci vuole e che appunto è necessario per definire anche l'indirizzo delle strategie da adottare, e abbiamo visto ce ne sono di tanti tipi nell'idea dell'active living, all'ultimo miglio, cioè in modo tale che queste strategie che è provato per il 75% in genere falliscono nell'implementazione, ad essere invece effettivamente attivate e quindi a modificare il nostro stile di vita, ma non solo individuale ma anche collettivo. E quindi l'approccio comportamentale che fa? Parte da queste strategie e individua nella singola persona, appunto in quello che dicevamo, centrare sulla persona e lo studio affinché poi si capisca effettivamente che cosa serve a quella persona per modificare il proprio comportamento, in base a un modello molto semplice. L'idea è che la persona è un composito di vari aspetti, c'è la testa,
che ha a che fare con ciò che facciamo, no? Definisce ciò che stiamo facendo. Ecco, l'intervento introduttivo della professoressa Mallarini sull'idea che la cognizione sia fondamentale, e chiaramente tutto passa dalla cognizione. Io, da brava scienziata cognitiva, ho un concetto un po' più ampio di cognizione, che non ha a che fare soltanto con i livelli alti di cognizione, cioè su ciò che viene elaborato cognitivamente, ma anche su livelli più emozionali e anche legati al fisiologico, no? Superando come si suggeriva Damasio, un neuroscienziato, l'errore di Cartesio di divisione della testa e del corpo, e quindi vedere come cognizione un po' tutto ciò che ha a che fare con i processi mentali e quindi anche con le emozioni. Però poi appunto direttamente da questo livello alto che si concentra su ciò che facciamo, c'è anche il livello emozionale, che è che io qui definisco cuore, che ha a che fare con come lo stiamo facendo, come agiamo, in che contesto. E, legato a tutto questo, in maniera un po' meno ovvia, c'è l'idea che noi abbiamo anche una cognizione spazio-temporale. E quindi non ragioniamo solo su ciò che facciamo, su come lo facciamo, ma anche sulla tempistica di ciò che facciamo, cioè quindi in questo caso ho messo la domanda quando e quanto spesso. E questo ha a che fare con un aspetto fondamentale dell'essere umano, che è la capacità di misurare il tempo e di muoversi nel tempo, che io ho definito qui in maniera molto, molto ampia e anche positiva, pazienza e forza di volontà. E infine l'aspetto collettivo, l'aspetto sociale, che è fondamentale per l'essere umano e che è quello della comunità, e che ci detta fondamentalmente ciò che possiamo o non possiamo fare, e qui non a caso ho messo non possiamo fare, perché in genere ci limita, dà dei limiti alle nostre possibilità, e dà dei limiti anche nel senso deontico, cioè ciò che dobbiamo fare, quindi non solo ciò che non possiamo permetterci di fare in una comunità, in una società, ma anche cosa dobbiamo fare. Legato a tutto questo, l'approccio cognitivo non fa altro che unire in un'analisi cognitiva del comportamento cosa c'è dietro ciascuno di questi aspetti dell'essere umano. E vediamo che qui faccio apparire delle nuvolette aleatorie, perché in realtà si tratta di tanti piccoli ingranaggi che derivano direttamente dalla nostra modalità di ragionamento, che è quello euristico. Noi non ragioniamo come ci piacerebbe fare continuamente in base a calcolo del rischio, e quindi capacità con una capacità di delineare tutte le possibili conseguenze delle nostre decisioni, ma noi agiamo, ci comportiamo in continuazione in un ambiente incerto, quindi non abbiamo a che fare con il rischio, come ci insegna Gigerenzer, un grande professore esperto di scienze cognitive e di euristiche in particolare, ma viviamo appunto in un mondo caratterizzato da incertezza, e nell'incertezza le nostre euristiche ci fanno vivere meglio, e come dire, ci danno un empowerment che ci permette di agire senza dover passare tutto il tempo a capire qual è la scelta migliore. E questa possibilità che ci è data anche evoluzionisticamente come un valore aggiunto del nostro ragionamento, se da una parte quindi ci permette di ragionare, di agire in modo abbastanza veloce in un ambiente molto complesso, dall'altro lato ci induce in errori.
E questi errori sono quelli che qui vedete in queste nuvolette, possono avere a che fare con una cognizione più alta, quindi li ho messi dalla parte della testa, e possono essere per esempio la massimizzazione del mezzo, l'avversione alla perdita, l'overconfidence, il mental accounting, cioè i nostri compartimenti stagni nelle prese di decisioni e così via. Cioè questi sono tutti bias. E quando dico bias lo dico nel senso letterario del termine, sono errori sistematici della nostra mente che hanno a che fare con il ragionamento cognitivo più alto, però abbiamo anche dei bias legati invece più a come agiamo e quindi a quello che qui ho messo, ho individuato come cuore, cioè qualcosa che ha a che fare con la nostra emozionalità, la nostra affettività, e qui ho messo il trust, la fiducia, di cui appunto abbiamo anche la professoressa Malarini che è esperta, ma anche la reciprocità, l'avversione alla responsabilità, quindi un senso di necessità di mantenerci un po' nell'ombra, e più delle volte se non abbiamo delle altri atteggiamenti che ci portano di più alla luce, l'altruismo e così via. E poi dalla parte invece della misurazione del tempo abbiamo una serie di bias che hanno a che fare con l'action bias, cioè il fatto che noi ci concentriamo la nostra attenzione sull'istante, su quello che facciamo ora, e anche l'instant gratification, quindi quanto ci gratifica il momento attuale rispetto al futuro, e quindi tutte le conseguenze della intertemporal choice, quindi la differenza tra quello che dobbiamo scegliere ora. Se adesso devo decidere mentre siamo qui con un attivo nella nostra testa, nel sistema 2, direbbe Kahneman, lento, che ci sta facendo elaborare l'informazione, cosa mangiare a cena, sicuramente prevederei un insieme di alimenti che mi fanno star bene, mi fanno invecchiare meglio e mi fanno ridurre la fragilità. Se invece a poco mi avvicino all'ora di cena e non sono intervenuta in qualche modo dal punto di vista comportamentale con piccoli accorgimenti, probabilmente all'ora di cena andrò a farmi un panino da McDonald's e senza poter in qualche modo fare in modo che il me di ora abbia un senso rispetto al me futuro di questa sera a cena. E infine i bias legati alla comunità, e che hanno a che fare con lo status sociale, con l'integrazione e l'identificazione nella società di appartenenza, con l'avversione alla diseguaglianza, ma con tutto ciò che ha a che fare con le norme di comportamento che, come ci insegna la professoressa Bicchieri, una delle più grandi esperte al mondo di norme sociali, influenzano il comportamento umano in maniera sistematica e anche molto molto potente. E infatti l'esempio che faceva, credo, il professor Bernabei di Don Matteo per come strumento di intervento è un esempio perfetto, perché è un esempio che incentra proprio l'attenzione su un gruppo di riferimento, probabilmente è contestualizzato, quindi può avere a che fare con una certa identificazione, un certo target di comportamento, e meno con altri con cui avranno probabilmente più successo la coppia Ferragni e Fedez, ma altri ancora, come potrebbe avere successo con un altro target di riferimento, Giorgio Parisi, e volevo richiamarlo all'attenzione visto che oggi è stato insignito del premio Nobel per la fisica, che è una grande notizia per tutti noi. Insomma, tutti questi bias che abbiamo nella testa stanno cercando di essere codificati, e questa è una codificazione che risale al 2016 ed è già in parte obsoleta, per quanto ne racchiude abbastanza, ma mi serve per identificare le varie possibilità in cui bias possono essere attivati, e possono essere attivati con riferimento alla memoria, con riferimento all'informazione che ci può arrivare e che può essere troppa, con riferimento alla mancanza di conoscenza adeguata
per dare significato alle cose che ci capitano e infine con la necessità di agire velocemente, perché noi viviamo in contesti molto complessi in cui la decisione non è permessa sempre, durante la decisione non è permessa sempre l'attivazione, come ripeto, di ciò che Kahneman chiamerebbe il sistema 2, quello lento di processamento dell'informazione che immagazziniamo, ma è molto, molto spesso le nostre decisioni sono attivate dal sistema 1, e quello veloce, immediato, impulsivo, che quindi attiva euristiche e quindi conseguenti bias. Quindi che cosa dobbiamo fare per riuscire a inserirci in questo contesto, in questo cambiamento del comportamento, per andare verso la prevenzione? Fondamentalmente il suggerimento è, dal punto di vista comportamentale, adeguare la parte tattica e quindi la parte del last mile a tutto ciò che viene fatto nella prima parte, quindi nello stabilire le strategie. Questo è, in fondo, l'approccio comportamentale può essere quasi visto come una forma di metadisciplinarietà suggerita dal professore Evangelista, perché è un mettere insieme le varie discipline, i vari contesti e anche le varie aziende, le varie organizzazioni che hanno bisogno di un cambiamento comportamentale al proprio interno, per riuscire insieme a traslare la conoscenza accademica che ci viene data sia dal punto di vista medico o dal punto di vista nutrizionale o anche dal punto di vista organizzativo aziendale, e quelle della cognizione umana e di tutto ciò che ha a che fare con la cognizione, quindi, ripeto, anche le emozioni e la parte affettiva e sociale, trasformarla in un processo di intervento e intervenire effettivamente con un'implementazione nei contesti, nel caso in cui lavoro io, per lo più anche organizzativo aziendale, quindi in contesti di effettiva messa in opera di alcuni piccoli accorgimenti e piccoli interventi comportamentali. Fondamentalmente l'intervento comportamentale è molto semplice, però richiede tutto questo. L'intervento comportamentale si può riassumere con le parole anche di Thaler, che nel suo libro Nudge l'ha portato per primo in auge, quindi all'attenzione di tantissime discipline. Si può riassumere con fare in modo che il comportamento desiderato sia facile. Lui lo dice più facilmente in inglese, make be easy. E per fare questo però ci vuole un approccio che richiede un approfondimento molto complesso, che va con questo acronimo BASIC sta creando uno standard a livello europeo di come intervenire all'interno delle organizzazioni, ma anche all'interno della società, anche all'interno delle leggi che vengono formate. Behavior Analysis Solution Intervention and Continuation, quindi prima si riduce il comportamento ad un comportamento, una problematica osservata che ci porta a vedere un comportamento non desiderato, come può essere quello appunto di non prevenzione, quindi di non attenzione alla prevenzione in salute. Si può passare a un'analisi, quindi a una ricerca di quelle nuvolette, no, che sono alla base di questo comportamento, quindi quali sono i bias cognitivi che si attivano, che fanno sì che un comportamento desiderato non venga attivato di fatto, sebbene deciso e quindi in qualche modo condiviso dal punto di vista cognitivo. E si cercano alcune possibili soluzioni, cioè su quali di questi bias fare leva, e si costruiscono degli interventi che possono essere, per esempio, interventi di introduzione di macchinette del caffè che vendono alimenti semplici, che vendono alimenti salutari. Questo è l'intervento semplice di cui vi parlavo, però tutto deve essere in qualche modo basato sulle evidenze, perché
siccome sono piccoli interventi, questi piccoli interventi possono dare cambiamenti molto diversi in direzioni che, se non ben misurate e basate sulle evidenze, possono essere inattesi. Infine la continuazione, quindi un mantenimento, un monitoraggio e una condivisione insieme all'organizzazione e alle aziende di riferimento dei risultati ottenuti con questi interventi. Concludo dicendo che questi interventi però non hanno soltanto a che fare con quello che ormai viene riconosciuto come uno strumento comportamentale fortissimo, che è il nudging, cioè lo sfruttamento delle euristiche e dei bias, soprattutto degli errori sistematici che la nostra mente attiva per ottenere risultati, che possono essere l'architettura della scelta, del contesto di scelta, oppure possono essere anche in genere proposte di piccole comunicazioni mirate che fanno in modo che il decisore incornici la propria decisione, proprio sfruttando l'effetto framing o l'effetto default, quindi lasciando di base una scelta che per il decisore è faticoso abbandonare. E si va anche verso il boosting. In un continuum l'intervento comportamentale può andare dal nudging sulla decisione, quindi lo sfruttamento dei bias, al boosting, cioè a quello che il professor Fasano suggeriva di aumentare l'informazione, quindi fare in modo che la conoscenza, la consapevolezza dei decisori diventi sempre più grande. Questo è un argomento molto dibattuto nella disciplina e sicuramente comunque anche il suggerimento di far partecipi le famiglie può essere in questa direzione del boosting. Ho finito qui. Tu pensi di aver finito, invece no. Allora, abbiamo due domande. Una che in realtà è arrivata prima, di Michele Ferrari, al quale però chiedo di aspettare un attimo, perché la sua domanda avrà proprio come risposta la sintesi metadisciplinare di tutti gli interventi e anche vuole essere particolarmente pratica per quello che ci siamo dati come obiettivo di un quadro del ebbene, date queste conoscenze, cosa facciamo? E quindi farei una domanda che è arrivata dopo, veramente interessante, Francesca, che tra l'altro te l'avrei fatta anch'io, perché il tuo intervento è stato molto affascinante, anche come ci scrivono, e dice: come un'azienda operativamente può applicare l'approccio comportamentale? Cioè ti chiede un esempio concreto di utilizzo in un contesto aziendale. Ok, grazie per la domanda. Non ho una risposta per un'azienda generica, perché l'approccio comportamentale, come dicevo, l'ho detto quasi un po' scherzando della metadisciplinarità, ma in realtà è vero che sono stata particolarmente attratta da questa definizione, perché quello che serve per avere un buon approccio comportamentale, che potrebbe essere troppo semplicistico altrimenti, è avere un contesto ben preciso su cui lavorare. Quindi, a secondo del contesto, a secondo del problema da affrontare, a secondo anche degli individui coinvolti nelle decisioni, perché è possibile che in alcune decisioni siano più partecipi i dirigenti, per esempio, o la struttura organizzativa, in altre invece possono essere decisioni che coinvolgono più gli aspetti affettivi della singola persona, del singolo individuo, quindi hanno a che fare con degli elementi che sono esterni all'organizzazione di per sé, ma che chiaramente hanno delle intersezioni molto, molto forti. Quindi come si può fare? Si può affrontare tutto questo percorso dello standard basic, che è un toolkit utilizzato ormai metodologicamente in tutta Europa per l'approccio comportamentale. Si cercano problemi, quindi comportamenti che non corrispondono a quelli desiderati, e si fa questa behavioral reduction, cioè dall'osservazione del grande problema si va a cercare quali sono i singoli comportamenti dei singoli individui, dei singoli attori coinvolti, per vedere poi all'interno della mente di quei singoli individui che cosa accade. E si fa in genere con degli interventi empirici, quindi con delle analisi sul posto,
che permettano di individuare i comportamenti e le basi cognitive di quei comportamenti. È molto, in realtà è un tema estremamente complesso, proprio perché le specificità aziendali, essendo qualcosa che entra proprio nel merito della cultura aziendale e della sua operatività, chiaramente condizionano la modalità di implementazione. Provo a rispondere, scusami, ti ho interrotto. No, no, dico totalmente, è esattamente questo il punto, è che mi dispiace non dare una risposta univoca, perché sarebbe bello dire basta intervenire in questo modo, però forse l'intervento è questo, la mia risposta è nella metodologia, cioè nel rendere evidence-based qualsiasi intervento comportamentale. Allora, io provo con la problematica che hai anche evidenziato tu a chiudere con una domanda che devo dire mi piace molto nel contenuto, ma anche nel modo in cui è stato posto, che fa proprio capire una grande attenzione al tema della sostenibilità, a credere molto in quello che si è scritto. Allora, Michele Ferrari dice: come può l'azienda partecipare al cambiamento in atto rendendo sostenibile nel tempo il capitale umano? Quali strategie e tecniche possono avere un impatto positivo sulla salute e da dove iniziare? Quindi c'è proprio la visione dell'azienda sotto un profilo sociale, quindi parte della comunità, oltre che appunto la visione, ma proprio messe insieme, legate, del far funzionare l'azienda prendendosi cura anche dei propri dipendenti. Allora, parto da qui, proprio dal tema della fiducia. Come ovviamente chi si occupa di HR sa, funzionano le politiche di ingaggio, di motivazione del personale solamente se sono credibili, solamente se c'è fiducia in quello che si dice e in quello che si fa. Quindi la prima partenza, e qui mi collego al modello prima citato da Francesca, che aveva la parte cuore, la trasparenza nel dire perché lo stai facendo. Lo faccio per la comunità, ma lo faccio perché tu mi costi meno se mangi meglio, lo faccio perché comunque tu fai parte di una famiglia e se la tua famiglia sta bene tu verrai più volte a lavorare. Adesso sto proprio dicendo in una logica, però diciamo perché lo stiamo facendo, dove ci sono delle ragioni valoriali, ma ci sono anche delle ragioni aziendali, altrimenti non siamo credibili. Dopodiché c'è la parte testa, e per esserci la parte testa c'è bisogno che il sistema sia però in qualche modo onnicomprensivo. È un po' come le politiche della diversity, spesso le politiche HR della diversity ci cascano come un qualche cosa voluto a volte a livello corporate, perché ne prendiamo un pezzettino, cioè certe cose non riusciamo ad applicarle. Invece la salute, proprio per quella visione olistica della persona, a maggior ragione non ci possiamo permettere di mettere dei pezzettini, una somma di pezzettini, quindi deve essere all'interno integrato di tutti i processi, che non è soltanto nell'organizzazione della mensa aziendale, ma è della formazione che viene fatta ai dipendenti, ma alle famiglie dei dipendenti, pensando sia alle persone più giovani, sia ai bambini, sia agli anziani, al nello fornire gli strumenti, usiamo più acqua, benissimo, le borracce a tutti quanti, mettere le physical evidence, che sono un altro elemento che genera fiducia, cioè darti delle cose che si toccano, che ti facilitano per fare quel rendilo facile. Ti dico di farlo, ma te lo rendo facile. Adesso ovviamente e crearci dei meccanismi di incentivazione. Perché se non ci metto dei meccanismi di incentivazione non è una politica aziendale, non viene percepita come tale e sembra, come al solito, quelle operazioni di make up che tante volte siamo anche costretti a fare. So che la risposta è stata molto stringata, io ringrazio tutti, ho imparato moltissimo, spero di vedervi, come si diceva prima, anche in presenza il prima possibile e di applicare questa che ormai ce la venderemo della metadisciplinarietà, costruendo qualcosa dove non ci metteremo un pezzettino ciascuno di noi, ma cercando di fare una reale co-creation e creando qualche cosa di diverso. Quindi grazie a chi c'è stato, che ha partecipato, a tutti quanti i relatori, a chi ha reso possibile questo incontro veramente interessante, Active Living, De Vita, Ethos. Grazie a tutti e spero che questo contributo si trasformi poi in qualche cosa di concreto che si riesca a portare a casa e a fare nelle nostre aziende. Grazie, arrivederci.